Bene a tutti ragazzi, qui è Lee. Oggi andremo a vedere 10 youtuber che non credevi esistessero. Questa potrebbe diventare una nuova serie, quindi lasciatemi un commento qua sotto se volete altri video sul non credevi esistessero. Se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate le notifiche per ovviare ai bug di YouTube. Raggiungiamo i 300 like per questo video. Numero 10, Bill Litterfree. Non riesco a capire che tipo di video faccia. Sul suo canale c'è una vasta differenza tra video e video, ma bisogna ammettere che è bravo a fare rap e i suoi video strani e contorti. Where's Leafy? Where's Leafy? Leafy, I heard you were in Seattle, man. Where is Leafy? You want to move to my city and talk trash? Ooh, it's the wrong one. Where is Leafy? You chicken? You chicken, Leafy? Numero 9, Benjamin Bennett. Questo tizio è molto interessante, soprattutto con un canale interessante. Potete passare ore a guardare i suoi video senza mai annoiarvi. Benjamin fa una sola ed unica cosa. Si siede, accende la telecamera e la fissa sorridendo, senza mai dire nulla, né fare nulla, se non sorridere. Ogni suo video dura ore, tutti uguali, senza mai fare nulla. Da quando ha aperto il canale, fino ad ora ha fatto più di 200 video in questo modo. L'unica cosa che cambia da video a video è la qualità della videocamera e il luogo e i suoi vestiti. Facendo qualche calcolo ci rendiamo conto che questo tizio ha passato giorni, se non mesi, seduto a sorridere ad una telecamera. Lo ha fatto veramente o ha fatto qualche fotomontaggio? Numero 8, Joyce World Tour. Benvenuti in uno dei canali più grossolani di YouTube. Con circa 200.000 iscritti fa delle recensioni sul cibo. Si definisce come un canale culinario comico. Sinceramente mi fa soltanto ribrezzo. Solitamente i canali in cui si fanno recensioni di cibo recensiscono cibi salutari o comunque cibi che si mangiano abitualmente. Altri invece recensiscono dolci come torte o dessert particolari. Joy invece recensisce, come dice lui, il cibo spazzatura, fast food, Nutella, eccetera. Tutto questo fatto il più velocemente possibile, ingozzandosi per poi descrivere il cibo che ha mangiato. Steak. Fracking on my... Numero 7, Mr. Tenfoy. Questo tizio ha ben 52.000 iscritti. Si definisce un canale di vlog e di informazione, ma sinceramente in questi video vedo solo pazzia e trash, tanto trash. I am fading away without a video from you. It is my kryptonite. I can't even do the mating call. Oh, Leafy. Upload a new video. Leafy. Numero 6. Herd Witty. Herd Witty aveva un semplice e chiaro sogno, diventare un gamer su YouTube, ma si ritrova in una condizione che gli altri gamer non hanno e che meno di 20.000 persone negli Stati Uniti hanno, una grave malattia che gli impedisce di fare ciò che vuole. La sua malattia comporta l'errato sviluppo di ossea e di altri tessuti. Questo ragazzo è da ammirare in quanto tutti sappiamo che caricare video su YouTube è come entrare in una gabbia di leoni pronti ad ucciderti. Qui è un tutti contro tutti. No way, I'm trying to think of ways, and I want to get a new computer sometimes, because I have like two laptops and they both suck. Oh my gosh. But I don't know what I'm going to do. This is going to be uncut because it's from my phone. But I honestly don't know what to do. I want to make this short, not that long. Numero 5, Lizzie Velasco.
Lizzie è una delle due persone in tutto il mondo ad avere un disturbo tale da non permettergli di vivere una vita normale. È stata nominata due volte la donna più brutta del mondo, ma nonostante ciò, ora tiene delle conferenze nelle quali spiega alle persone che non conta come si è esternamente, ma bensì ciò che si fa per il mondo è ciò che conta veramente. Su YouTube ha all'incirca 700.000 iscritti e al suo canale porta, come tutti, vlog e altri tipi di video vari. I was born with this very, very rare syndrome that only two other people in the world, including myself, that we know of, have. Basically, what this syndrome causes is that I cannot gain weight. Yes, it does sound as good as it is. I can eat absolutely whatever I want, whenever I want, and I won't really gain any weight. I'm gonna be 20. Numero 4, Daily Arrows. Questo canale è di una bambina di appena 9 anni con dei problemi di malformazione. La maggior parte dei bambini che fanno video su YouTube sono inguardabili per ovvi motivi, ma in questo caso possiamo seguire un canale di daily vlog ben strutturato e ben gestito. Anche se per anni vi sono stati caricati pochissimi video e solo nell'ultimo periodo il canale è diventato abbastanza costante. Numero 3, Sim Focus. Questo ragazzo, come Jerry Rose, ha una grave malattia che nella maggior parte dei casi porta alla morte molto presto e anche in quel periodo di vita molto breve non è vissuto al meglio. Questi video erano caricati su un canale che però ha smesso di essere gestito nel 2009, ma recentemente i video sono stati ricaricati su un nuovo canale e i suoi account social sono di nuovo attivi, con post regolari. Hey, hey. Okay, I gotta go to them. I love condoms and lecture club. You just fucked me in my rump, 'cause I love condoms. Numero 2, Makeup Artist Core. Questo canale, con circa 200.000 iscritti, aperto 3 anni fa, è gestito da una ragazza, anche lei affetta da una patologia che le ha deformato il viso. Sul suo canale porta vlog, recensioni su prodotti cosmetici e mostra come truccarsi. Spesso nei commenti viene insultata e derisa per la sua malformazione, ma ciò non l'ha fermata. Numero 1, Whitney Wisconsin. Questa tizia, a mio avviso, ha qualche problema serio e mi sorprendo che il suo canale sia ancora online e che YouTube non abbia preso provvedimenti. Su questo canale vengono caricati video un po' particolari. Insomma, la ragazza mostra nei video lei che ha dei coiti con il cane o in generale parla di sesso. Veramente disgustoso. Bene ragazzi, io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like, un commento e di condividere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!